allora è arrivato il dato sull'inflazione per quanto riguarda ottobre, quello del Regno Unito l'abbiamo già osservato, poi ci torniamo, ma area euro 4,1% su base annuale per quanto riguarda il mese di ottobre è in linea con le aspettative e come vedete anche dal grafico è ben al di sopra dell'ultima rilevazione a 3,4% di settembre. Questo per quanto riguarda il dato annuale. Su base mensile più 0,8% anche qui in linea con le attese e sale rispetto allo 0,5% precedente. L'indice core invece abbiamo un 2,1%, quindi esclusi gli alimentari e gli energetici. Vi mostro anche quest'altro dato, eccolo qua, l'inflazione core 2%, ma siamo al di sotto del 2,1 previsto, anche se superiore all'1,9% rilevato in precedenza. Ripartiamo da qui con Saverio Berlinzani, Save Forex in collegamento con noi. Ciao Saverio, buongiorno. Ciao Giacomo, buongiorno a tutti, grazie. Battuta a caldo sull'inflazione anche in area euro, ricordando che insomma, Christine Lagarde recentemente ha detto la nostra inflazione è una cosa diversa rispetto a quella degli Stati Uniti, non possiamo paragonare queste due aree in maniera uguale dal nostro punto di vista, bisogna rimanere i più accondiscendenti possibili nei confronti dei mercati e rialzo dei tassi di interesse non prima del 2023. Questi dati più o meno ne danno ragione, secondo te? Ma è difficile da dire perché secondo me l'inflazione in Europa è leggermente in ritardo rispetto a quella degli Stati Uniti, è paragonabile a quella che c'era negli States con il 4,2 nel mese di settembre-ottobre. Quindi credo che nell'arco di un paio di mesi, secondo me, ci si aggiusti, nel senso che l'Europa crescerà come inflazione e la Lagarde si attirerà ulteriori critiche. Molto probabilmente dalla Bundesbank e dai media tedeschi che premono per un rialzo dei tassi, perché evidentemente la loro inflazione è intorno al 4,5%, quindi siamo su dei livelli superiori alla media europea. Detto ciò, l'inflazione europea mi sembra in linea con quella inglese 4,1, il dato europeo 4,2, quello inglese sul dato generale, mentre l'inflazione core, esclusi alimentari e energia, a mio modo di vedere è più bassa in Europa, 3,2 in Inghilterra e 2,1 in Europa. Poi i dati americani sono decisamente più alti, sicuramente, ma perché gli americani hanno buttato dentro nel mercato prima un pacchetto da 3 trilioni di dollari e poi un altro pacchetto da 2 trilioni di infrastrutture, per cui c'è sicuramente maggiore benzina per i mercati azionare negli Stati Uniti e maggiore liquidità gettata sul mercato che ora viene drenata a 15 miliardi al mese, mentre l'Europa sappiamo che con il PEP terminerà diciamo, gli acquisti di titoli credo nel marzo del 2022. Quindi la situazione, voglio dire, in questo momento a me sembra abbastanza da verificare. Ecco, siamo in una fase di attesa, in America la direzione è stata presa, in Europa secondo me c'è bisogno di ancora un paio di mesi. Però secondo me siamo nella stessa direzione. E andiamo a vedere anche come reagisce proprio nell'immediato il cambio euro-dollaro. Se reagisce, siamo 1,13,09. In realtà vediamo come da un grafico orario ci sia un timido tentativo dell'euro di riportarsi, quantomeno di assestarsi al di sopra di 1,13, meno 0,09%, mentre se guardiamo un grafico a M5, così vediamo insomma il movimento alle 11 come è stato, eccolo qui, abbiamo un lieve movimento verso il basso, ma parliamo di quasi movimenti che non si vedono, insomma molto molto sottili. E questo ci permette, caro Saverio, di tornare su questo dollaro superstar. Mi viene in mente quando Trump, insomma, si arrabbiò con Powell dicendo che stava minando le basi del suo America First perché non alzava i tassi o quantomeno non abbassava i tassi e questo minava l'America perché il dollaro era diventato troppo forte. Oggi abbiamo raggiunto quota 96 e insomma così mi è venuto in mente appunto quando Trump esprimeva parole buone nei confronti di Draghi dicendo ah se Draghi fosse presidente della Fed lui sì che ci farebbe andare meglio insomma rispetto a Jay Powell peraltro voluto dai repubblicani.
Adesso il dollaro lo vediamo di nuovo forte, ovvio che dietro ci sono altre dinamiche, ed euro-dollaro, il fatto che sia scivolato sotto 1,13 in area 1,12,6 circa è un ulteriore indizio in questo senso. Saverio? Ma allora, innanzitutto secondo me bisogna fare riferimento al fatto che nel mondo occidentale periodicamente emergono sempre dichiarazioni in favore di un deprezzamento valutario, che è uno dei mantra alla fine, perché la flessibilità valutaria rimane uno dei mantra del G20, nonostante con la nascita dell'euro si sia un po' attenuata questo mantra, per non voler penalizzare troppo noi italiani, che eravamo abituati a deprezzare il cambio e a risollevarci senza svalutare i salari. Invece con l'euro siamo stati costretti a un deprezzamento dei salari inevitabile per rimanere competitivi. Questo mi pare abbastanza evidente. Detto ciò, io credo che a tutti convenga deprezzare periodicamente il tasso di cambio. Guardiamo il Giappone, per esempio. Stanotte è uscita la terza rilevazione, cioè per tre rilevazioni consecutive il deficit, abbiamo un deficit commerciale. In Giappone, storicamente un paese mercantilista, storicamente un paese che ha fatto dell'export e del dumping i suoi cavalli di battaglia, ebbene sono tre trimestri che di fatto si scende e il deficit addirittura, la bilancia commerciale è addirittura andata in deficit, cioè in negativo. Quindi una situazione che ha permesso ai responsabili di politica monetaria giapponese di spingere a favore di un deprezzamento della valuta. E tutti fanno questo gioco prima o poi, perché hanno bisogno del vecchio mantra, che è quello di esportare di più per cercare di sanare i conti all'interno del proprio paese. Per quel che riguarda l'euro-dollaro, stanotte abbiamo avuto una specie di flash crash a 1,12,65. Io credo che la tendenza possa anche portare i prezzi in area 1,11,80, che poi sono i minimi visti nel mese di giugno nella grande salita del 2020, quando dopo un test di 1,22 si scese anche a questi livelli prima di 1,12, prima di ripartire verso 1,20. Quindi la situazione secondo me è in divenire, un euro debole adesso, però bisogna vedere all'inizio dell'anno, perché io credo che comunque la Lagarde si dovrà piegare un pochettino e ci sarà il PEP che comunque termina. Bisognerà vedere la Lagarde cosa farà, ma credo che alla fine dovrà accettare un compromesso e quindi dovrà in qualche modo pensare ad un rialzo dei tassi prima della fine del 2022. Ma lo vedremo poi cammin facendo, perché poi i dati si evolvono. La pandemia è vero che ha una recrudescenza in questa fase abbastanza chiara ed evidente in tutti i paesi, ma soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. Vediamo, le politiche monetarie non possono fare più molto e io ho dei timori per il medio e lungo termine, perché gli strumenti delle banche centrali, se dovesse esplodere veramente l'inflazione e dovesse rimanere per più di quattro trimestri a penalizzare il PIL di queste aree, potremmo vederne delle belle anche sul fronte del mercato azionario, visto che gli hanno tolto anche la benzina con i 15 miliardi mese che vengono drenati come liquidità negli Stati Uniti. Quindi sarà interessante il 2022, perché secondo me il risk off tornerà prepotentemente sulla scena. Eccolo l'1,17,8, insomma, che indicava Saverio come possibile del prossimo target per euro-dollaro, che va fatto da barriera, da soffitto tra ottobre 2019 e febbraio 2020 circa, e da pavimento, da supporto tra novembre 2018 e luglio 2019. Adesso ci torniamo su quest'ultimo, diciamo, passaggio che ci hai fornito, Saverio, perché diciamo che fino a qualche giorno fa, ma forse è ancora così, e qui torno da te, sembrava che grazie anche ai primi segnali di irrequietudine da parte dei mercati si stesse generando quella quiete prima della tempesta, insomma i mercati, che gli azionari che salgono ma a piccoli passi, lentamente, insomma in maniera quasi timida per non far rumore, prima di attendere quello che potrebbe accadere nella seconda parte di novembre. A dicembre chissà, insomma, c'è sempre chi aspetta il famoso rally natalizio, però insomma i primi segnali di irrequietudine, da cui la famosa quiete prima della tempesta, ad esempio l'oro che si apprezza, per citarne una. A oggi tu che idea ti sei fatto, anche in virtù di come hai chiuso, insomma, il tuo primo ragionamento? Ma l'oro sta salendo ed è un primo segnale, sale questa volta non in protezione delle borse a mio modo di vedere, ma sta salendo perché è un asset rifugio e qualcuno ha paura. Chiaro che non si vede tutto questo sia nel livello dell'indice VIX sia per quel che riguarda l'indice Fear and Greed, cioè quello della paura avidità, che naviga intorno a 82 punti, cioè sui massimi di risk on, di risk appetite, cioè di appetito al rischio, e con le
borse che rimangano vicine ai massimi, nonostante i rendimenti dei titoli di Stato americani sul decennale siano più 1,62, più 1,63, vicino a quel più 1,70, più 1,72 che erano stati i massimi che avevamo visto all'inizio dell'anno, quando effettivamente c'era stato un periodo di risk-off e di paura sui mercati. Qui sembra che non succeda mai niente e i mercati possano salire indefinitamente. Io non ci credo. Penso che prima o poi qualche cosa succederà, anche se forse fino a Natale andiamo via lisci con un bel rally di Natale, con i bilanci che vengono chiusi ai massimi, e poi nel 2022 si apre l'incognita, perché comunque qualcosa dovrà succedere, perché se si alzano i tassi ripetutamente credo che la crescita potrà subirne delle conseguenze. E bisogna vedere se l'inflazione però allo stesso modo potrà scendere in modo importante per andare a evitare una possibile stagflazione che sarebbe un disastro per tutti o un ritorno agli anni 70. Quindi attenzione, perché la paura deriva da questi timori che effettivamente non bisogna sottovalutare. Anche i banchieri centrali stessi, con il fatto che intervengono tutti i giorni. Voi, non so se ricordate, ma 10-15 anni fa i banchieri centrali parlavano una volta ogni 15 giorni, una volta al mese. Adesso tutti i giorni intervengono e rilasciano dichiarazioni. E molto spesso queste dichiarazioni sono tra l'altro una contro l'altra per fare in modo che il mercato le legga come un bilanciamento e per capire che il mercato deve rimanere tranquillo in una fase estremamente delicata, perché le armi delle banche centrali in questo momento, secondo me, sono spuntate. Non si può tornare al QE, sarebbe una perdita di credibilità enorme nel caso di recessione, mentre nel caso di espansione, dove andranno le materie prime, dove andrà in generale a portare l'inflazione? Queste sono le domande che dobbiamo porci, e gli strumenti, secondo me, non sono più quelli di prima. E a proposito di indizi, segnali su questo fronte, prima l'hai citato lo yen. Sembrava che guardando insomma l'ultimo, diciamo tra fine ottobre e iniziano e diciamo metà novembre, quindi fino a questi giorni, mi correggerai se sbaglio ovviamente Saverio, avevamo assistito a ogni tentativo di superare quei 114,8 che venivano respinti verso il basso. C'era stato anche un avvicinamento a 112 e spesso ci ricordi come lo yen sia un'altra bella cartina tornasole su eventuali inversioni di marcia del mercato. Oggi, per quanto lo abbia fatto appena con una fiammata e complice la bilancia commerciale di cui ci hai parlato poco fa, ha raggiunto addirittura quota 115 o quasi 114,97, quindi una ulteriore forza insomma del dollaro nei confronti della valuta giapponese. Da qui insomma anche noi abbiamo messo come titolo il titolo numero 3, regia euro-dollaro che precipita, ma lo yen resta debole, quindi insomma rinviato ancora se guardiamo questo aspetto e anche i rendimenti, l'idea di insomma una correzione quantomeno imminente. Ma lo yen non potrà correggere fino a quando non ci sarà un rialzo dei tassi, a mio modo di vedere, perché in questo momento Ok. sono tutte valute rifugio, i tassi sono bassi, quindi lo yen si Non c'è indebolisce bisogno. ed è la valuta più debole tra le valute deboli tendenzialmente. Sì. Il dollaro sale in questa fase perché ci sono aspettative di rialzo dei tassi, quindi il dollaro yen ha rotto 114,60, dovremmo puntare verso 115,70, poi 116, e l'ultimo obiettivo secondo me potrebbe essere 118,10, 118,15. Ricordo che in passato la Banca Centrale Giapponese aveva un'area di intervento che era tra 113 e 118, 113 comprava, 118 vendeva. Non è più così, evidentemente, perché il dollaro yen fece anche 73, ricordo, nel 2011. Quindi attenzione, perché lo yen potrebbe tornare valuta rifugio solamente quando ci sarà di nuovo una differenziazione delle politiche monetarie con alcuni paesi, alcune banche centrali che alzeranno i tassi e altre che rimarranno assolutamente a zero. Quindi tra queste Banca Centrale Europea molto probabilmente fino magari un minimo rialzo, Banca Centrale Giapponese che rimarrà a meno 0,10 a oltranza, e quindi un dollaro yen che fino a rischio, quella vera, allora franco-svizzero lo potremmo vedere rafforzarsi, e vedere rafforzarsi in generale diciamo tutte le valute rifugio. Lo vedremo prossimamente.
Franco svizzero che nel cambio con il dollaro è a 0,9315 più 0,13%, il dollaro è in salita 2,4 da 6 sedute consecutive dopo un ritracciamento da settembre a inizio di novembre. Ti vorrei chiedere a questo punto anche due parole, Saverio, sulla sterlina, vuoi perché appunto oggi è stato pubblicato l'inflazione e anche tutta un'altra serie di ampi dati macroeconomici che riguardano la sterlina e che nel cambio con il dollaro lo vediamo tutto sommato soffrire meno rispetto ad altre valute, tant'è che è da 5 giorni, dall'11 novembre a oggi, che le oscillazioni sono state molto ridotte, se pensiamo a euro-dollaro, per fare un esempio. Anche in questo caso, comunque sia, la tendenza è ribassista, tant'è che insomma ci sta appoggiando in questo momento in area 1,33,5, Saverio. Sì, allora, scusate, era caduta la linea e non so dove mi ero fermato e dove si era interrotta. In ogni caso, per quel che riguarda il cable, cioè la sterlina, io sto cominciando a vedere una sterlina che è in ritardo rispetto all'euro-dollaro al ribasso e tutti si aspettavano questi dati sull'inflazione europea. Il fatto che i dati sull'inflazione europea siano simili a quelli inglesi, secondo me, riporta un po' l'euro-sterlina verso un possibile rialzo, quindi un cable che potrebbe andare a recuperare, cioè andare a scendere verso dei livelli più bassi in area direi 1,33 e 60, poi 1,33. È chiaro che bisogna vedere quello che farà euro-dollaro.